Andrea Colzani, presidente nazionale di Confcommercio Giovani, come sta andando l'imprenditoria giovanile in Toscana? Ma allora, in Toscana partiamo da un dato, che l'8% delle imprese totali che sono attive in Toscana sono imprese giovanili. Questo è un dato importante che ovviamente noi vorremmo in maggior crescita, anche se negli ultimi anni c'è stato un andamento, una tendenza a una diminuzione. Come lo facciamo? Lo cerchiamo di fare attraverso un format, quello del Forum dei Giovani Imprenditori, che cerca di rispondere anche a quella carenza di know-how individuale che vogliamo colmare, attivando delle progettualità che possano offrire una formazione continua per riuscire a partecipare a quella battaglia di innovazione che noi cerchiamo di portare avanti. Quali sono le maggiori problematiche che i giovani si trovano ad affrontare oggi, quelli che vogliono entrare ovviamente nel mondo dell'imprenditoria? Ma sicuramente c'è tanta voglia e c'è tanta energia, però le competenze oggi non bastano quelle che si acquisiscono all'interno di un percorso scolastico, ma vanno continuamente aggiornate. La nostra volontà è quella di offrire una piattaforma che permetta questo, rivolto soprattutto al mondo del terziario, perché nel mondo del turismo, del commercio e dei servizi ci sono tante opportunità per i giovani imprenditori. In concreto, come sarà possibile fare questo tipo di formazione? Abbiamo creato un accordo, abbiamo creato una piattaforma che si chiama Università delle Imprese, che attraverso una piattaforma tecnologica permette di offrire formazione, alta formazione, riconosciuta come un percorso universitario vero e proprio, che permetta di dare contenuti, di dedicare in modo focalizzato quelle che sono le necessità che gli imprenditori oggi hanno.